Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Stiamo viaggiando, amici e amiche, bentornati con noi, bentrovati con Gianfranco Galanti, il nostro appuntamento con l'informazione turistica. Oggi questa edizione assume ancor più valore perché siamo in pieno svolgimento delle vacanze, periodo quello caldo, quello degli esodi che sentiamo spesso al telegiornale, esodo ma non per tutti, perché intanto io sono qui e qui con me c'è anche Daniela Panetti, responsabile dell'e-commerce di Mondial Assistance. Ciao, bentrovata. Ciao e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Mondial Assistance, leader o comunque gigante dell'assistenza delle assicurazioni per viaggiatori, e questo è un tema importante che dobbiamo toccare soprattutto in questo periodo, perché chiaramente ci si augura sempre che il viaggio sia il più sereno, il più divertente, il più rilassante possibile. Però, insomma, come dire, la conduzione del buon padre di famiglia deve mettere anche in previsione che qualcosa può non andar bene, giusto? Quindi, giusto. Quindi l'assistenza, appunto, l'aiuto, il supporto di Mondial Assistance arriva proprio in questo caso che per adesso teniamo in via generale. Io leggevo dei dati attraverso un po' il vostro comunicato, insomma, l'anno scorso negli Stati Uniti 1095 casi di assistenza, adesso non so se sono tanti o sono pochi rispetto a quello che è il flusso turistico verso gli Stati Uniti, però comunque è un dato, voglio dire, c'è qualcosa, può capitare che qualcosa non vada bene, e qui arriva Mondial Assistance, giusto? E qui arriva Mondial Assistance a dare un supporto fondamentale per quanto riguarda il passeggero, il viaggiatore italiano che è negli Stati Uniti e ha un problema di salute. Può essere un problemino piccolo, risolvibile facilmente con una visita medica, però mediamente l'italiano ha un po' di difficoltà a esprimersi nelle lingue straniere, quindi è possibile che il viaggiatore sia in ospedale e non riesca a raccontare qual è il suo problema. Certo. Ecco che interviene Mondial a dare un supporto. Ecco che interviene Mondial a parlare con i medici e poi a spiegare al proprio cliente: guarda, hai questo tipo di problema, vedrai che adesso ti aiutano, ti danno delle medicine, certo, ti ricoverano, magari ti mettono in grado soprattutto di continuare il tuo viaggio in serenità. E questo è un aspetto importantissimo, al quale poi ovviamente va affiancato l'altro aspetto fondamentale, che è quello del sostenere i costi. Il passeggero assicurato con Mondial Assistance non tira fuori una lira, perché pensiamo noi a regolare il conto direttamente con l'ospedale americano. Quindi tanto uno non si deve portare delle valigie di soldi o di carte di credito per essere solvibile a fronte di qualsiasi emergenza sanitaria. Dall'altro ha la tranquillità di dire: che bello, ho avuto un problema, l'ho risolto, continuo il mio viaggio e della parte economica si occupa la mia compagnia di assicurazione. Non sottovaluterei anche questo aspetto, che è importante. Assolutamente. Senti, noi parlavamo un po' degli Stati Uniti, ma voglio dire, è una copertura globale, no? Possiamo dire globale. Ovviamente nel senso la di polizza tutto. Copre tutti gli angoli del mondo. Perfetto. Noi ci vantiamo di non avere esclusioni, quindi il viaggiatore che va in qualsiasi paese del mondo è assicurato. A tutti vengono in mente gli Stati Uniti perché per letteratura si sa che l'assistenza sanitaria negli Stati Uniti, oltre ad essere privata, è molto cara. Però io ti posso fare un esempio molto più vicino a noi, che è la Spagna, dove molto facilmente il cliente viene portato in una clinica privata per tutta una serie di ragioni che possiamo magari anche immaginare, però attenzione, perché la clinica privata ha intanto dei costi da clinica privata e non ha soprattutto le convenzioni col Servizio Sanitario Nazionale che invece troviamo in altri paesi europei. Quindi attenzione, perché anche in Europa ci sono delle possibilità di dover spendere molti soldi, perché di solito si dice: ah sì, faccio la polizza perché vado all'estero, vado lontano, ma anche vicino a noi potrei dover sostenere dei costi molto forti e quindi è bene essere attrezzati. Certo, allora io intanto cito il vostro sito mondial-mediaassistance.it, comunque facilmente raggiungibile come ho fatto io con i motori di ricerca. Ecco, entriamo anche un po' più, no, nel dettaglio di alcuni dei vostri prodotti, proprio questo per quanto riguarda i viaggi all'estero. Ho citato con un caso
caso, molto suggestivo anche, le vertigini alle cascate del Niagara, e quindi vabbè, c'è questa cosa, eventualmente per chi dovesse andare alle cascate del Niagara sappia che Mondial Assistance può arriva anche in cima. E poi ce n'è invece una rivolta, questa anche molto interessante, ma anche molto animal friendly, diciamo così, visto che d'estate poi è un tema quanto mai importante da toccare, per quanto riguarda i piccoli amici che spesso abitano in casa con noi. La polizza, se non ricordo male, credo che si chiami Micio e Bau, quindi anche carina, sì, come edizione. Non è proprio una polizza, è una delle garanzie è che una sono garanzia all'interno del prodotto, di uno dei nostri prodotti di punta. Allora, qual è il concetto di partenza? Per tante persone l'animale domestico è la cosa più cara al mondo. Se io devo andare in vacanza e il mio cane non sta bene, io rinuncio alla vacanza. E Mondial dà la possibilità di rinunciare al viaggio prenotato per malattia del cane o del gatto di proprietà. Però non ci fermiamo lì, perché alla fine uno dice: caspita, ho aspettato tutto l'anno per andare in vacanza, mo adesso sono qua, il mio cane sta male, cosa faccio? In alternativa alla rinuncia al viaggio, noi proponiamo una copertura delle spese di ricovero dell'animale mentre il suo proprietario è in viaggio. Quindi pensiamo noi ai costi ospedalieri e tutti i giorni teniamo aggiornato il viaggiatore sulla salute del cane o del gatto che ha lasciato a casa, magari in una clinica veterinaria. Direi che questo va veramente oltre il concetto di assistenza, significa proprio entrare in quelle che sono le dinamiche della vita familiare di ciascuno di noi, quindi provare a preoccuparci un po' di tutto. Questa è una garanzia innovativa che abbiamo proposto quest'anno, ma perché proprio vediamo salire la sensibilità degli italiani nei confronti dei propri animali domestici, e quindi ci piaceva andare un po' dietro questa filosofia. Va bene, allora do l'informazione completa, anzi chiedo scusa dell'imprecisione: la garanzia della polizza Globi Giallo e Globi Verde. Globi Verde, sì. Perfetto. Che è la polizza più completa che abbiamo e che è acquistabile nelle agenzie di viaggio. Mondial ha due canali, noi vendiamo direttamente all'utente finale tramite il sito e-mondial.it, che è il nostro sito di B2C. Trovate gli stessi prodotti in vendita nelle agenzie di viaggio sul sito globi.it. Va bene, allora Daniele, io avrei una domanda un po' più generale a questo punto. Ricordiamo i siti, l'ultimo l'hai ricordato tu appena adesso, mondial-mediaassistance.it. Ecco, volevo un po' chiederti se secondo te, da quelli che sono un po' i dati in tuo possesso, visto anche il ruolo importante che hai, ecco, hai un po' sensazione che ci sia questa sensibilità tra gli italiani, quella di dire: va bene, mi faccio il viaggio, però comunque devo garantire me, la mia famiglia, i miei piccoli amici a quattro zampe. Ecco, un po' le dinamiche del mercato come sono, visti i tempi non semplicissimi, puoi un pochino darci quelle che sono le tendenze? Sì, allora, sicuramente sta crescendo la richiesta di questo tipo di polizze. Io faccio questo lavoro da molti anni e all'inizio eravamo degli illustri sconosciuti, non tanto noi come Mondial quanto proprio come tipologie di polizze. Negli ultimi anni è cambiato qualcosa, cioè il passeggero va in agenzia di viaggio e chiede la polizza finalmente, anziché subire la proposta dell'agente di viaggio. Quindi sicuramente i viaggiatori cominciano a capire che è importante partire sicuri e tutelati. Cerchiamo di dare dei prodotti che siano sempre più in linea con i loro bisogni, li scriviamo proprio partendo dalla conoscenza del mercato del turismo, che è un mercato un po' particolare. Cerchiamo di staccarci dalla logica del prodotto assicurativo tradizionale scritto in assicuratese con clausole difficili da capire, proprio perché cerchiamo di avvicinarci a questo mercato. Per fortuna il mercato ci premia facendo aumentare la richiesta. Cerchiamo ogni giorno di essere all'altezza delle aspettative dei turisti e dei viaggiatori. Bene, insomma, questo è importante. Questo dato di come dire, crescita di consapevolezza è un po' una cosa importante che ci dice, che in qualche modo ci fa anche piacere. Va bene, allora, di nuovo mondial-medioassistance.it. Io ringrazio per essere stata qui con noi Daniela Panetta, responsabile dell'e-commerce di Mondial Assistance. Grazie. Grazie a voi e buone vacanze a tutti. Viaggiando in radio.it.
è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiandoinradio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it.